di una tendenza o dell'altra che scommetterebbe un dollaro sulla sopravvivenza dell'euro. Posso non essere d'accordo, Certo. ma vi ricordate quando in Italia l'inflazione era al 28%? Che cosa voleva dire per chi aveva fatto risparmio? Vi ricordate cosa E voleva siamo dire arrivati per ad chi avere aveva... le monete di Sì, vi carta, ce lo ricordate che ricordiamo avevamo le benissimo. monetine fatte contro le caramelle? Ma porca miseria, non doveva avere così poca memoria. Filippo, guarda, Sì, è finzione. Cioè, scusa un attimo, io mi ricordo cosa voleva dire per lo stipendio operaio avere uno stipendio che perdeva il 28% del suo potere d'acquisto ogni anno e cosa doveva essere la sua conseguenza di conflittualità sociale. E mi ricordo quanto godeva invece chi possedeva gli immobili e si grattava tranquillamente la pancia. Cioè l'euro è il primo fatto sociale di sinistra nella storia No, d'Europa degli Filippo, ultimi per carità. 30 anni e mascherarlo come la carogneria della Merkel è un No, gravissimo no. errore di tipo reazionario. No, 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 no. io dico dati Assolutamente. oggettivi, Scusami, cioè, scusami. L'inflazione di cui parli, che non è mai stata al 28%, è riferita a due crisi petrolifere, la crisi della guerra in in Medio Italia era Oriente e la stabile. crisi della In iraniana, no? Italia era Quella, scusami, quella è endemica. l'Italia che era la quarta potenza industriale del pianeta, un paese che era uscito a pezzi dalla guerra e dalla dittatura ed era diventata la quarta potenza industriale del pianeta. Okay? Ed era un paese dove i figli avevano la speranza. Io, scusami, io sono figlio di un minatore e anche mio padre, e mio nonno faceva il minatore. Nell'Italia prima della Repubblica, come diceva Don Milani, accadeva così: il figlio del notaio fa il notaio, il figlio del minatore fa il minatore. Quell'Italia lì è la prima Italia che ha lanciato un ascensore sociale pazzesco. Io, figlio di un minatore, ho potuto fare l'università. Ho finito l'università e senza avere appoggi di nessun tipo, dopo 7 mesi dalla mia laurea ho trovato un posto di lavoro. Sì, ma non Mio c'entra questo padre, no, mio percorso pa con la tutti i moneta, nostri, eh? no, Cioè, sono tutti i due nostri cose genitori diverse. potevano farsi una casa a quel tempo, capisci? Una casa. Noi nel 96 eravamo più ricchi di quanto siamo nel 2016, dati Ma del questo Fondo non è Monetario. colpa C'è un piccolo problema, dell'euro. che nel frattempo No, abbiamo senso, no, accumulato un gigantesco no, debito pensiamo, pubblico no, mostruoso. stiamo Cioè, uscendo dal è per binario. quello, Non è colpa scusami, l'ha dell'euro, pubblicato non anche è colpa dell'euro. È colpa del fatto che Micromega. in Italia non lavora più nessuno. No, è colpa È del colpa del fatto che fatto in che in Italia Italia abbiamo chi costruito fa un prodotto gigantesco debito non pubblico, supera. scaricando i Chi costi sulle fa generazioni che sono prodotto. arrivate Corrado, successivamente, scusa un fino a che attimo, siamo chi? andati a fare Sì. i conti che Corrado, erano sul scusami, l'ha tavolo. Scusami, pubblicato su Antonio. Micromega. Altrimenti, quest'idea che con la lira eravamo tutti felici, Non. Scusami. avevamo la nostra identità, avevamo le nostre frontiere, Scusami. avevamo la nostra razza bianca, No, che non quella è una era, razza bianca, ne parli che non era te. minacciata La diciamo, parli. da queste No, no. orde di invasori. È No, il mondo che scusami, ci stanno l'ha raccontando, ma pubblicato, che non è scusami, così. ma quell'Italia Dai, lì, su. scusatemi, No, dai, posso risponderti? quell'Italia Allora, lì siccome ho era. approfondito questa questione, l'ha pubblicato No, su Micromega Marco Bersani, che credo sia anche uno ho di bisogno di una sinistra. frase La almeno genesi perché. del Sì, debito pubblico, no, se, la storia del siamo debito fuori pubblico pista, siamo italiano, fuori inizia nel pista. No. 1981, quando l'Italia aveva un debito del 56%. Dagli anni 60, per 20 anni, era sotto Scusate, il no, non è così, 60% di non è debito. così. Una crescita del 3-4%, 3-4% anno. Il debito pubblico è esploso da qua, dopo il divorzio fra Banca Italia e Tesoro, cioè da Allora, quando l'Italia fatemi ha sentire un dovuto attimo. approvvigionarsi No, ai scusate. mercati C'è Lucio anziché Caracciolo avere almeno sovranità una, no, monetaria. almeno una Assiste a questa cosa. discussione. No, Almeno. voglio chiederti Sì. se insomma, su questo qual è la tua idea, ma soprattutto perché questo discorso questa nostalgia del passato, cioè questo vedere No, ma. quegli anni di cui racconta, di cui parla Antonio Socci come degli anni straordinari dell'Italia, no? Cioè, perché Ah, non sono questa stati anni nostalgia è così straordinari. forte e che tipo di messaggio politico c'è dietro questa idea della nostalgia e del ritorno, diciamo, a quell'identità italiana? Quando uno non crede nel futuro, crede nel passato e magari se lo migliora. Scusami, Però sai. Un attimo, Antonio. ciò detto è anche abbastanza normale che un paese di anziani, mi ci metto pure io, abbia una certa nostalgia di quando eravamo più giovani, questo fa parte. Poi non ho capito bene cosa c'entri, non ho capito bene perché siamo arrivati all'euro, però adesso, senza inventarmi economista che non sono, il dato storico è che l'euro non è che è stato fatto dai tedeschi, è stato fatto contro i tedeschi. È stato inventato dai francesi insieme agli italiani per togliere il Per marco il ai Marco tedeschi. che ci avrebbe Il problema dell'euro è che è stato fatto senza fare l'Europa. Questo
Quindi una moneta senza sovrano per definizione è una moneta, diciamo, un po' ballerina, che poi i tedeschi hanno rovesciato, perché doveva essere un modo per fregare i tedeschi, e i tedeschi l'hanno germanizzata, tra virgolette, cioè hanno imposto la loro politica fiscale, che significa poi esportare deflazione, diciamo, nei nostri confronti, e quindi cercare di costruire un euro che assomigliasse il più possibile al marco. Operazione perfettamente legittima, così come era legittima l'operazione franco-italiana, ma due vicoli ciechi che non portano da nessuna parte. Scusate una cosa, pensare a una moneta unica senza pensare agli stessi diritti fiscali, agli stessi diritti sanitari, certo, alle stesse promesse, certo, di formazione, è una stato, presa in giro, è allo stesso Stato. Cioè, noi la moneta unica l'abbiamo voluta pensando che avremmo fatto un'Europa dove i parametri, i valori e i diritti sarebbero stati uguali. L'Italia continua ad essere un paese dove lavorano in pochissimi, i tedeschi perché sono più forti? Per un motivo banale, perché in Italia nel prodotto ci sono 10 milioni di persone, in Germania 35 milioni di persone. Questa è la vera differenza. Noi sì, abbiamo 10 milioni di persone che mantengono uno stato enorme di gente che tira a campare, che non lavora e che non produce. E quei 10 milioni che producono sono munti dal mattino alla sera da un sistema fiscale criminale. Questo è il motivo per il quale. Allora, siccome sono l'Europa, in chiusura, vorrei chiedere ad Antonio Socci e a Lucio Caracciolo se, diciamo, alla luce di